Io vi porto il saluto dell'amministrazione comunale di Cesena. Insomma, l'osservanza è una di quelle esperienze che da qualche anno si stava diffondendo nella nostra città, un'esperienza nuova, innovativa, ma che va in una direzione, io credo, di condividere pienamente. Noi abbiamo il problema non solo della comunicazione radiotelevisiva, abbiamo il grande problema della comunicazione a livello locale, che si esprime in molte forme ovviamente, ma che ha bisogno di trovare un rapporto più diretto con il cittadino. Ecco, la televisione di strada, una televisione di comunità come è la vostra, può avvicinare i nostri cittadini ai problemi del proprio quartiere, della propria parrocchia, della propria strada, più in generale della propria città. Quindi è un'esperienza che ovviamente merita dal sindaco di essere osservata, teleosservata, voi osservate noi e noi osserviamo il vostro lavoro, e merita, a mio parere, di avere una maggiore diffusione. Queste sono le ragioni di questo meeting nazionale che fate oggi qui a Cesena, e questa è la ragione per la quale io credo occorra impegnarsi di più e meglio a livello locale e a livello nazionale, perché questa esperienza di Telepulce di Acerra, che con voi oggi organizza questo meeting, e delle tante televisioni di strada diffuse a livello nazionale, possa trovare uno sviluppo maggiore. Come sempre, le esperienze nuove hanno difficoltà ad essere omologate dalla legislazione nazionale, mi pare che oggi sia esattamente questo il problema, cioè a dire come una legge approvata in Parlamento sul riordino del sistema radiotelevisivo in Italia possa acquisire anche questa presenza importante. Lo dico perché purtroppo con la caduta del governo Prodi l'emendamento che riguardava proprio le vostre televisioni è decaduto con il resto della legge. Io spero che in ogni caso il prossimo governo possa ripartire da quella proposta presa in mano dal ministro Gentiloni per riproporre questa esperienza in un ambito legislativo. Resta però il fatto fondamentale, vedete, una televisione di comunità ha un po' il valore che noi diamo alle esperienze di quartiere, alle esperienze che si sviluppano nei nostri centri sociali, sono i centri sociali degli anziani o dei nostri ragazzi. Sono quelle forme di aggregazione spesso spontanea e che non trovano una forma di comunicazione adeguata. Ecco, io spero che Teleosservanza, che opera qui ovviamente in un razzo di un chilometro e mezzo, soprattutto che guarda e viene guardata dai cittadini di Ponte Abadesse, possa in futuro sviluppare ulteriormente questo ruolo, proprio andando in giro per la città e poi trasmettendo in questa zona le attività non solo di questo quartiere, di questa parrocchia, delle aggregazioni presenti nella parrocchia dell'Osservanza, ma possa andare a traguardare quelle cose che non si vedono mai e che sono straordinarie. Sono le attività libere, spontanee di quella massa di associazioni, di volontariato che operano a vario titolo nello sport, nella cultura, nel tempo libero e comunque per dare una mano alle persone svantaggiate, ai malati, che rappresentano a mio parere la vera grande ricchezza di questa città. Ecco, voi nascete per questo, nascete proprio per comunicare quelle esperienze che altrimenti rimangono invisibili e che invece creano quella che è la grande forza che io credo in questa città abbiamo, che è la coesione sociale, cioè la capacità di discutere, di stare insieme, di confrontarci.
Bene, oggi avete questa opportunità di confronto con altre televisioni. Spero che proprio la presenza del Corecom della Regione Emilia Romagna, e poi non ci sarà, ma arriverà la vostra voce comunque a Luigi Vimercati, che dovrà, spero, anche in futuro sostenere insieme ad altri la causa delle televisioni di strada. Beh, intanto io do la mia disponibilità come sindaco da ora in avanti a sostenervi ogni volta che ci sarà bisogno anche di una spinta istituzionale che possa venire dalla nostra città, dal sindaco, dall'amministrazione pubblica. Vi faccio tanti auguri per questa giornata che si concluderà questa sera, ma intanto vedo questo tendone, vedo questo spazio, quindi un nuovo spazio di aggregazione, fra l'altro in un luogo, quello dell'Osservanza, quello della parrocchia dell'Osservanza, che ha una grande tradizione nel passato in questo senso. Il fatto che la tradizione comunitaria trovi una nuova voce attraverso una televisione di questo tipo che raggiunge l'ambito parrocchiale, credo sia un segnale di innovazione, di modernità, che va comunque nella direzione che noi sempre auspichiamo, di tenere insieme le persone, di farle discutere, di fare a loro condividere le scelte fondamentali per la vita quotidiana delle famiglie e ovviamente della nostra città. Buon lavoro. Bellissimo.